Eccoci tornati in studio, seconda parte di Block Notes. Torniamo subito a parlare dell'Arezzo. Avevamo lasciato in sospeso il commento di Massimo Gianni sulle parole di Pieroni, quindi anche una tua considerazione riguardo a quanto detto appunto sia su Basit che Buio, e poi magari anche una previsione: arriverà questo attaccante di cui si parla? A questo punto credo che le parole di Pieroni siano abbastanza, insomma, eloquenti, nel senso che arriverà un attaccante con certe caratteristiche, perché poi del mio parco attaccanti, nel senso dei ragazzi che ci sono ora in rosa, a me piacciono tutti. Manca un giocatore con certe caratteristiche, anche perché il numero di cross che vengono messi dentro, vengono buttati dentro ogni partita, insomma, è abbastanza considerevole. Quindi occorre qualcuno che di testa riesca un po' a farsi rispettare, ecco, tutto là. E quindi abbiamo capito da quello che cioè, uno è sempre molto abbottonato, però insomma, mi sembra che di aver capito, insomma, come l'abbiamo individuate bene, insomma. Sì. E poi, insomma, la scelta è abbastanza, diciamo così, difficile, perché dei giocatori sul mercato ce ne sono tanti. Ricordiamoci che Arezzo è una piazza in questo momento particolarmente ambita, perché, insomma, lo dobbiamo ricordare, insomma, pagano regolarmente gli stipendi, abbiamo un allenatore che lavora veramente molto molto bene, che è il valore aggiunto di questa squadra. Non ci sono grosse pressioni, nessuno arrivando qui ti chiede i miracoli di dover vincere il campionato. Poi io ho la mia idea, ho fatto le mie scommesse, dopo, se volete ve le dico. Sì, però, sì, insomma, dopo ce le vogliamo sapere. Sta di fatto che non ci sono queste pressioni che per esempio ci sono a Pisa, tanto per citare la partita di domenica scorsa è stata preceduta da un sacco di considerazioni, no? Specialmente da chi, Marco, te ne sai qualcosa, si trova fuori e non viene allo stadio, dice domenica è dura, che questi sono forti. Sì, io continuo a ripetere, intanto sono dietro, a oggi sono 8 punti dietro, quindi hanno fatto una campagna acquisti che è a dir poco spaventosa, però a questi livelli davvero il valore aggiunto è il progetto. La serietà di una società e soprattutto l'armonia di uno spogliatoio. E qui chiudo dicendo che la scelta di un attaccante, ce ne sono tanti, ripeto, sul mercato che verrebbero ad Arezzo di corsa, però è particolarmente delicata, perché dentro, Buzzicotti poi mi confermerà, all'interno dello spogliatoio c'è veramente un'armonia, si vince veramente. Quello da tanti è fondamentale, Massimo, piccoli inserire giocatori che non vadano a alterare questo equilibrio. Per esempio, quando è stato qua un paio di settimane fa, Carlo Pelagatti ha detto Remedi si è calato subito nello spogliatoio, questo penso vede, lo possa confermare vede, anche vede, Lorenzo. Si vede. Sì, vero. Lorenzo è arrivato, si è messo subito a disposizione del gruppo, ha sembrato subito un ragazzo a posto che ha voglia di darsi una mano. E allora, con questo sorriso di Lorenzo Buzzicotti, che fa ben sperare, Letra, lanciamo la scheda. Sì, la scheda di Andrea Vato, ricapitoliamo un po' il momento che sta vivendo adesso l'Arezzo. Tra campo e mercato. La febbre del calciomercato sta contagiando tutti, anche perché la squadra continua a macinare punti e resta attaccata alle prime della classifica. I tifosi, e sotto sotto anche dal canto, sperano nell'arrivo di un attaccante, il ruolo che accende gli animi per antonomasia, in grado di completare l'organico e regalare il sospirato salto di qualità. L'Arezzo vuole provarci fino in fondo, ma non vuole né sforare il budget né scombinare gli equilibri tecnici e psicologici dello spogliatoio, visto che finora uno dei segreti del successo è stata proprio la compattezza del gruppo. La sensazione è comunque che il colpo si farà, e per questo la temperatura, 3 giorni dalla fine della campagna trasferimenti, sale. A proposito di febbre, Basit ce l'ha avuta veramente, ha saltato il Pisa e l'Arzachena, ma stamani si è presentato alla Genoa per le visite mediche. La trattativa è a uno stadio avanzato, ma non è chiusa, anche se ormai è ben indirizzata. L'Arezzo punta a una plusvalenza di almeno 500.000 di euro e alla permanenza del ganese in Amaranto fino a giugno. Al contempo, con il club ligure, verrà definito il prestito del difensore in Nice fino al 2020.
La settimana che precede la partita con il Siena andrà quindi vissuta con un occhio al campo d'allenamento e un orecchio a Milano, dove si concludono gli affari. Per fortuna, l'Arezzo è in una condizione di serenità. Le ultime due vittorie di fila hanno smorzato la delusione di Vercelli e messo la strada in discesa verso il derby. Ultimamente la squadra gioca un po' meno bene, ma è diventata più cinica. Le assenze, i campi pesanti, un certo appannamento hanno ingolfato la qualità della manovra. In compenso, gli Amaranto se la sono cavata alla grande prendendo pochissimi gol, due nelle ultime sei partite, e, ripensando alla trasferta di Arzachena, sfruttando la vena di pararigori di Pelagotti. Quest'anno tre penalti contro l'Arezzo e zero gol segnati. In ogni caso, resta una stagione che chissà come andrà a finire. Mercoledì il Consiglio federale potrebbe escludere dal torneo Cuneo, Lucchese e Propria Cenza per il caso Fideiussioni, riscrivendo una classifica già inficiata da penalizzazioni e gare da recuperare. Un caos totale che magari porterà vantaggio proprio a chi, come l'Arezzo, sta facendo le cose per bene. E a proposito del caos totale a cui faceva riferimento nella sua scheda Andrea Vato, Elettra, proprio oggi sono arrivate nuove penalizzazioni. Ebbene sì. Sì, abbiamo ben 4 punti di penalizzazione e poi un'ammenda di 1000 euro per Cuneo e Propria Cenza. Ricordiamo poi che mercoledì verrà, il 30 gennaio appunto, verrà discusso tutto questo in Consiglio federale, quindi insieme alla Lucchese questi due club potrebbero anche essere esclusi dal campionato. Lorenzo, è chiaro che mercoledì potrebbe essere riscritta la classifica, Propria Cenza la possiamo comunque a questo punto virtualmente considerare fuori, anche per la tua esperienza, no? Ce la raccontavi, sì, prima di andare in onda, sì, lo scorso anno ti hai ritrovato comunque in un girone con squadre che avevano avuto problemi di questo, sì, tipo. Appunto, ricordiamo che anche Cuneo e Lucchese non hanno sostituito in maniera regolare la Fideiussioni, quindi secondo le parole di Ghirelli rischiano anche loro l'esclusione. Sì, io credo che appunto dopo l'esperienza l'anno scorso, quando il Modena appunto ha fatto, mi sembra, 5 partite e 4 partite, poi era stato appunto eliminato dal campionato e tutte le partite che erano state appunto giocate venivano considerate a zero, di conseguenza non valevano i punti. Penso questo sarà lo stesso ragionamento per il Propria Cenza. Per quello che riguarderà appunto il Cuneo e la Lucchese, io mi auguro, perché chiaramente spero che sia delle società dove si porti un calcio sempre più pulito a fare delle cose per bene. È chiaro che non credo poi venga, si arrivi a eliminare anche queste due, perché l'anno scorso un esempio è stato il Vicenza, che appunto già a novembre non pagava i stipendi, non era dichiarato fallito, però l'hanno portato fino in fondo, dove appunto poi si è salvato al posto della Sant'Arcangelo. E allora dopo chiederò anche su questo un commento a Marco e Massimo. Andrea Vato nella scheda faceva riferimento, no? Comunque ieri la vittoria è arrivata grazie a un ottimo primo tempo, il gol di Buglio, tra l'altro al sesto stagionale, il pallo di Cutolo, diverse occasioni, poi però è stata una ripresa di sofferenza. A mente fredda come analizzi la prestazione di ieri? Perché comunque differenza tra i due tempi, secondo te? Ma credo che intanto noi il primo tempo eravamo sicuramente più brillanti, abbiamo fatto delle buone giocate e secondo me potevamo anche chiudere con un 2-0. Penso all'occasione, cioè al tiro di Brunori, quella, oltre a quella di Nello, e poi anche un colpo di testa, mi ricordo, di Matteo Di Brunori, che è uscito di poco. E quelle potevano essere magari le occasioni per chiudere bene il primo tempo. Chiaro, poi in secondo tempo secondo me ci sta anche il fatto che era la terza partita in una settimana, quindi ci sta un po' anche un po' di calo fisico, perché venivi anche dall'ultima partita col Pisa dove il campo era abbastanza pesante, lo stessa cosa ieri non era dei migliori, poi loro hanno cercato veramente di metterci in difficoltà cercando di mettere queste palle lunghe e creare appunto confusione all'interno dell'area, però non erano da parte loro azioni organizzate o che, semplicemente siamo stati bravi anche a metterceli dietro, a capire che c'era da mettere nel metto e di portare a casa i punti. Quando c'è stato bisogno di mettere il metto, dal canto ti ha chiamato in campo. È chiaro, no, che anche questa opzione 3-5-2 per te si aprono anche più spazi per vedere il campo. Come stai vivendo anche questa situazione? Comunque poi parleremo anche di quello che è stato il tuo percorso, anche non facile dal punto di vista fisico, però ti trovi davanti due giocatori come Pinto e Pelagatti che hanno fatto benissimo. È chiaro, dietro la concorrenza è altissima. Sì, io penso sia Gigi che Carlo stanno facendo veramente un ottimo campionato, ma sono proprio anche i numeri che parlano proprio benissimo per loro, perché siamo una delle difese che ha preso meno gol, stanno facendo benissimo. È chiaro che per me quando si presenta un'occasione cerco di sfruttarla al meglio. Giocare 3-5-2 chiaramente
mi porta magari ad avere un po' più di spazio, più che altro anche quelle che sono le mie caratteristiche, magari in situazioni come quelle di ieri dove vanno a giocare su queste palle alte, io riesco magari a dare quella mano ai compagni. Marco, Burzigotti, come dire, è uno degli acquisti, no? di gennaio dell'Arezzo, anche se è tornato in campo prima di Natale, l'opzione 3-5-2, come dire, quando c'è anche da mettere l'elmetto, come diceva Lorenzo, può essere davvero un'alternativa in più. Con il Pisa dal canto l'ha scelta dal primo minuto perché aveva molti giocatori non al meglio della condizione, in Sardegna è tornato al rombo con Serotti dietro due punte, però ha saputo cambiare. Sì, credo che sia... Sono d'accordo con Massimo quando dice che dal canto è il valore aggiunto dell'Arezzo. Credo che, a parte il bel gioco che, come fa giocare la squadra, ma è proprio questa capacità di cambiare modulo a partita in corso, oppure di capire anche la partita col Pisa, che era una partita da prendere con le molle, con un campo pesantissimo, quindi di giocare in un altro modo, di sparigliare le carte a gara in corso, sono cose che pochi allenatori fanno, e quindi è una cosa che sta facendo la differenza a un Arezzo solido. La vittoria di ieri dimostra che è una vittoria da grande squadra, perché non inganni l'1-0, ma potevamo, come ha detto prima Lorenzo, andare sul 2-0 il primo tempo, ma a parte il rigore, quella mezza rovesciata, io gliel'ho detto prima di iniziare la trasmissione, se si gioca fino al 2025 la Zagana non segna mai, perché buttava le palle dentro, noi eravamo lì schierati, tranquilli, e si prendevano noi, non ci sono problemi, cioè la nostra linea difensiva è una delle linee difensive più attente del campionato, abbiamo preso pochissimi gol, quindi questo lo testimonia, però per tornare ad Alcanto, trovami un allenatore che in Serie C nell'arco di una partita, in 90 minuti, ti cambia sistema di gioco. Me lo trovate, se c'è uno, io sono contento. Quindi Dalcanto è il valore aggiunto della squadra, ha saputo amalgamare i giocatori che aveva a disposizione, ha chiamato in causa comunque diversi giocatori, perché la chance l'ha data anche a, ad esempio, gente che ora è sul mercato come Kechi, che gli è stato dato la chance di giocare titolare a Novara, comunque giocatori giovani come Zini, come Persano, che hanno giocato, quindi volevo dire, non è un caso che l'Arezzo è lì, Dalcanto e Lamma e tutto lo staff sono i veri artefici del miracolo tra virgolette Arezzo. Massimo, Dalcanto valore aggiunto anche per te, e la partita di ieri che significato ha? Dalcanto alla vigilia aveva detto questa è una gara della maturità, no? Perché se vogliamo stare lassù dobbiamo vincere e dare continuità, non basta vincere con il Pisa e poi magari inciampare ad Arzachena. È un Arezzo che adesso può giostrare anche su due moduli. Sì, ricordo che erano le parole di Dalcanto proprio nei primi giorni e lo ha ribadito proprio quando Burzigotti è stato per nostra fortuna recuperato, che l'Arezzo avrebbe inizialmente giocato con a tre dietro, quindi l'idea iniziale da parte dell'Arezzo era questa. Poi purtroppo Burzigotti si è fatto male. Adesso l'abbiamo recuperato, però voglio ricordare che almeno sulla carta sia Burzigotti che Salifu erano stati due colpi dell'estate, anche Salifu infatti li unisce un po' questa sfortuna che all'inizio li ha lasciati fuori, e sono due giocatori che sono i veri acquisti di questo mercato di gennaio. Devi aggiungere, Marco? La difesa e il centrocampo hanno tantissimi ricambi, cioè, tu pensa, a parte Lorenzo, ma Borghini, Zappella, cioè, sono tutti giocatori che possono entrare. Lo stesso Benucci, che ieri non ha giocato una grandissima partita, ma non giocava da 8 mesi, è un altro acquisto, con positività. È un altro acquisto di gennaio, cioè, rimedi all'andata non ce l'avevamo, ora anche a centrocampo ci sono diversi ricambi, cioè, ieri il secondo tempo Foglia squalificato, Buglio che si fa male, cioè Basit che non c'era, cioè, ragazzi, eravamo in condizioni anche a livello di assenze pesante, non era facile la partita giocata in un campo infame, perché giocata in un campo pieno di cespugli, cioè, non si può giocare a calcio in un campo in quel modo. Sì, ma infatti anche per questo loro provavano veramente a... Secondo me anche quello era un altro
un altro, diciamo, motivo per cui il primo tempo era più giocabile, poi magari il campo si è un po' mollato e il secondo tempo era veramente una cosa... era difficile giocare perché la palla a terra veniva sempre... le caratteristiche dell'Arezzo, esatto, diventa difficile. Massimo, sta quasi in pubblicità, volevi aggiungere qualcosa sulle parole di Marco? Sì, diverse cose, ma voglio ricordare fondamentalmente per i palati fini, perché ho sentito qualcuno, ma ha giocato male l'Arezzo. Abbiamo vinto, uno. Seconda cosa, il Siena ci ha perso, quindi possiamo andare in pubblicità, grazie. Andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità.